Buongiorno meraviglie, buon venerdì. Io ho appena finito di fare le mie analisi periodiche e adesso vado in centro commerciale perché devo fare la seduta di laser e niente, cioè guardate, oggi mi piaccio di brutto, poi vi faccio vedere come mi sono conciata. Un altro venerdì di passioni oggi, il giorno libero, però libero non dagli impegni, mai. A prescindere, vabbè, e vediamo un attimino. Io non penso di riuscire ad andare al centro commerciale e non entrare da Zara, perché io un giretto ce lo devo fare, devo vedere un attimo una cosa e niente, continuo a fare la posta a quella tuta che mi era piaciuta tantissimo e che non era tornata più. Vediamo se oggi è giornata di gioie. Eccomi, sono tornata a casa, spero mi sentiate perché c'è Vuvu o altrimenti detto il nostro tipo Rumba che sta lavorando. Volevo farvi vedere che cosa ho preso. Ho preso poca roba e niente, non sono riuscita a far uscire illesa la mia carta dal centro commerciale, ovviamente senza passare da Zara. Poi sono andata dalle mie amiche in negozio e niente, c'era un tavolo di magliette Nike in offerta 2 a 40 euro e mi sono innamorata di questa. Cioè, questo è il mio colore, questa sono io, però ne ho presa solo una, sono stata molto brava, una sola viene 24,95, mi hanno fatto anche un pochettino di sconto le mie amiche e quindi è andata benone. No ma raga, cioè, tra l'altro questo è il colore di quest'anno, cioè, mi sa che è nella serie dei colori Pantone, perché anche da Zara, poi vi faccio, avrete visto, no? Cioè, vi faccio vedere, vi ho sicuramente fatto già vedere perché ho fatto anche dei video dentro, c'è un sacco di roba bella e un sacco di roba molto molto carina con questo colore qua. E c'è un sacco di rosso, il rosso blu, quelle tonalità molto preppy, old money come dicono adesso. Prima si chiamava stile preppy, adesso è uscito fuori, gli ha cambiato nome, si chiama old money, ma è sempre la stessa roba, praticamente è quello stile un po' college, upper class, non gender, popolo come noi, con le magliette a righe, i cardigan, i pantaloni blu, sartoriale, tipo chinos, formale ma non troppo, il blazer, quella roba là, quella roba che fa chic, che fa yacht, che fa gente da yacht club, ok, ecco quella roba là, però è figo, a me piace tantissimo lo stile lì. E niente, mi ci avvicino come posso, perché sapete che io comunque poi sono un po' molto molto più sportiva. E niente, l'altra volta cosa ho visto? Allora, tornando a Zara, ho preso una cosa che ho visto l'altra volta uscendo e poi ho detto questo mi piace e oltretutto anche utilizzabile nel tempo, è un cardigan bellissimo, è la cosa che ho pagato di più alla vendita di 29,95. Ho preso una taglia L perché mi sembrava un po', non dico striminzito, però piccolino, siccome pensavo di metterlo sotto, sopra una t-shirt o una camicia, ho detto se lo metto su una camicia poi sembra insaccata, non lo posso chiudere. E guardate un po' che carino, questo è quello stile lì,
Questo è proprio quello stile lì, sciccosino, però diciamo un po' alla portata di tutte, anche di tutte le tasche, ovviamente. Chi se lo può permettere, chi segue quello stile lì per condizioni di classe, non lo prenderà sicuramente da Zara, ma quando lo prende a poco lo prenderà Michael Kors, per capirsi, no? E poi, e poi, e poi. Allora, questo qua fa parte invece della serie da donna. Allora, quello l'ho trovata nella linea da donna. E nella linea, questo penso sia Trafaluk, ma c'è ancora la differenza tra Trafaluk e donna? Perché non capisco la differenza. Forse la sezione Trafaluk non c'è più. E che era, diciamo, quella un po' più a buon mercato. Tipo la linea Teens oppure la Divided di H&M. Fatto sta che è al piano di sopra. Sotto ci sono le cose più chic, col prezzo più alto, ed è proprio la linea donna e lì non ci piove. Poi di sopra ci sono delle cose, diciamo, un po' più tra i basici che costano un po' meno. E ho trovato in uno stand questa maglietta, c'era anche rosa e nera a costine, bellissima. Io me la sono vista con i pantaloni a vita alta. Poi ho preso una L perché il seno ci vuole tutto, e non volevo che fosse troppo corta. Volevo che mi arrivasse a filo del pantalone, del jeans a vita alta, che però io uso quello vita medio alta perché altissima non mi piace. E guardate che carino che è. Questo qui, allora, mi è partita la la cosa, come si chiama? L'etichetta, ma veniva tipo 10 euro questa magliettina. Niente, qua ho gli scontrini, ovviamente se ne vanno a quel paese perché loro te ne mandano solo cartacei e nulla. Comunque questa qua dovrebbe venire sui 10 euro se non mi ricordo male. Adesso me la provo, cioè, se mi piace, come spero che mi piaccia, penso che la prenderò anche nera e rosa, perché queste sono quelle cose che in estate, con i pantaloni fluidi, un pochettino morbidi e leggeri, cioè, ti fanno l'outfit senza doverti ingegnare troppo, perché sono quelle cosine, vedete, è semplicissima. Questa con una gonna anche a ruota o come si chiama, con le pieghe, è bellissima, sei chic però senza essere troppo elegante, senza legarti troppo, ecco. È sempre con quello stile lì, però qua siamo già più tutti i giorni, un pochettino più casual, più fresco. 6,95 euro, questo invece l'ho recuperata dalla linea bambino. Ho trovato un paio di pantaloni, mi sono innamorata di brutto, erano rosa, bellissimi, tipo cargo, però che scendevano quasi, non a carrot, però c'avevano sotto si stringevano sulla caviglia. Ci ho provato a entrare nella taglia più grossa da bambino, quella a 164 cm, ma mi si sono bloccati alle cosce, quindi direi che da donna vestono una 40. Una 42 se non c'avete i fianchi larghi, ecco, bellissimi. Cioè, venivano 20 euro, però erano veramente belli in cotone, leggero. Poi quel rosa proprio carino, carino, che avrei facilmente abbinato con le cose che ho. Qua invece 6,95 euro rosa antico. C'era questa canota qua, tipo avogatore. C'era anche in versione grigia, però slavata. Quella faceva troppo. Non so come dirvi, troppo usata. Qui c'ha questi dettagli un po' smangiata dal topo, però vedete che sono fatti proprio simmetrici, sono fatti a regola d'arte questi tagliettini qua. Quella roba che voglio essere trasandata, ma è fintamente trasandata, perché è tutto proprio studiato nei minimi particolari. Poi vi ricordate che l'altra volta ho preso la maglietta a manica corta in cottone a righe, quella classica. L'ho presa questa volta anche per Eva, veniva 5,95 euro. Ne ho approfittato perché ho visto che quando ci siamo vestite uguali per andare al compleanno le è piaciuto tantissimo e mi fa: ancora mamma, dai, vestiamoci di nuovo uguali. E con questa minima spesa massima resa, anche perché poi in estate gliela metto con i pantaloncini, con i bermuda sotto, e almeno è carina.
fresca, lei comoda, però siamo carine tutte e due. E poi ve l'avevo detto che avrei voluto prenderla anche per Eva, quest'altra invece che mi era piaciuta tantissimo. Questa, quell'altra c'ha le righe nere, invece questa c'ha le righe sul blu e niente, queste sono carine anche adesso con questo tempo un po' pazzo, con il leggings sotto e un cardigan o la giacchina in jeans. Una felpina, cioè quelle cose proprio semplici, semplici, semplici. Ah, ecco, la magliettina bianca viene 9,95 euro. Assolutamente, un buon prezzo, assolutamente. Anche perché comunque il cotone è bello, con reggiseno nude sotto, color carne, che è quella frase che fa un po' ridere perché il color carne vale solo, diciamo, per le case, cioè a quanto pare. E sì, vediamo un pochettino. Ero curiosa, io ho capito, cioè almeno mi sembrava che fosse un 100%. Ah, ui, mamma mia, meno male che ho guardato l'etichetta perché questa roba è da tagliare assolutamente. E non so se vi ho detto l'altra volta che ho fatto, cioè vabbè, brutte figure per modo di dire, però questa cosa non la dovevo fare prima di provarla, vabbè, tanto non penso che la cambierò. Avevo un pantalone forse o una maglietta e aveva ancora quell'etichetta lì. Ah, i pantaloni jeans che ho preso su Vinted, che avevano l'etichetta con il codice, e quello vi ho spiegato che bisogna toglierlo perché col tempo quello si riattiva. Viene disattivato al momento in cui uscite dal negozio, l'antitaccheggio praticamente etichetta, diciamo, che trovate attaccato ai vestiti, ma poi si ricarica, quindi va tolto. Ed ecco lì che suonate, non capite perché, andate, vi togliete le borse, brutte figure, cioè nel senso, brutte figure per modo di dire, raga, non è colpa vostra, però uno si fa un paio di domande, quindi magari ci rimane male, no? E allora sì, 95% cotone e un 5% di elastan, perché ovviamente ci deve stare. Adesso mi provo un po' tutto, vediamo un attimo come mi sta. Non fate caso al casino che c'è dietro. Raga, perfetta. No, questa me la prendo anche rosa e nera. Vedete? Non è quella roba che vi trovate nude, che io non ho più preso qualche chiletto e assolutamente non è più il caso. E perfetta. Adesso ho un reggiseno che è già un po' più vistoso, però essendo nude, vedete che, cioè, praticamente non si vede nulla. Bella, bella, bella. Questa mi piace. Beh, direi che va benissimo anche questa. Ovviamente con un altro reggiseno, e non questo qua perché questo è veramente orribile. Però vedete, giusto per farvi vedere la lunghezza, è perfetta, esattamente come volevo io. Poi queste sono, cioè, son morbide, sono quelle cose che comunque non ti stringono. Ok, hai vinto tu, anche tu. Direi che hai vinto anche tu. Bene, bene, una gioia ogni tanto.